Buonasera, benvenute e benvenuti al nostro appuntamento di febbraio. Come sapete, una volta al mese sulla pagina Insieme per le Donne organizziamo una diretta per confrontarci con diverse professioniste, principalmente professionisti del settore. Oggi, come saprete, è la giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza e abbiamo l'onore di avere con noi Sara Sesti, che è una docente di matematica che fa parte dell'Associazione Donne Scienza. Ha curato la prima ricerca italiana sul rapporto delle donne con la scienza, che si è concretizzata in una mostra realizzata per il centro di ricerca Princeton dell'Università Bocconi, e questa mostra aveva proprio titolo Scienziate d'Occidente, 2 secoli di storia. Sara Sesti ha anche scritto insieme a Liliana Moro il libro Scienziate nel tempo, più di 100 biografie, che è stato pubblicato con le Edizioni nel 2020. E in questo incontro con lei faremo, diciamo così, un breve viaggio nel tempo, ripercorrendo proprio i passaggi salienti del suo libro e focalizzandoci su alcune figure significative che ci aiuteranno a riflettere sul rapporto delle donne con la scienza. E grazie a Sara scopriremo anche che cosa accomuna tante scienziate e perché ne conosciamo così poche. Bene, Sara, vedo che ci sono già diverse persone collegate. Ti ringrazio tantissimo di aver accolto la nostra proposta di collaborazione proprio nel giorno esatto. So che la tua agenda è sempre fittissima. E quindi ecco, mi piacerebbe scoprire insieme a chi ci ascolta i motivi che ti hanno spinto a scrivere il libro Scienziate nel tempo. Grazie di questa bella presentazione, Ilaria, grazie dell'invito e saluto con un grande abbraccio tutte le persone che ci stanno ascoltando. Scienziate nel tempo è questo lavoro che ho fatto insieme a Liliana Moro e scriverlo per me è stata proprio una necessità perché come insegnante di matematica io non sopportavo più di lavorare su libri di testo che non consideravano le donne di scienza. Il fatto che le scienziate che hanno portato tanti contributi alla scienza siano assenti dai libri è una faccenda molto grave. È grave perché contribuisce a dare l'idea di un immaginario sulla scienza tutta maschile ed è grave soprattutto per le studentesse che nei confronti del linguaggio scientifico si sentono come delle straniere in un territorio estraneo, hanno paura ad affrontare la scienza e soprattutto le discipline dure, le discipline STEM che oggi dovrebbero essere promosse con l'iniziativa della giornata dedicata alle ragazze e alle donne nella scienza. Per questo, scrivere il libro per me è stato importante perché, desideravo proprio che conoscessero tutti i pregiudizi che nel passato hanno pesato e che pesano ancora sulle donne di scienza e desideravo tanto che, recuperassero le nostre scienziate. Come hai detto tu, io questa sera farò con voi un viaggio. Lo condividerò nello schermo subito. Farò con voi un viaggio nella storia delle donne di scienza. Adesso devo soltanto prendere la finestra giusta. Eccola qui, la condivido. Eccoci. La vedi, Laria? Va tutto bene? Perfetto. Va bene, ok. Allora, dicevamo che questa sera io farò un viaggio che parte da molto lontano e infatti partiamo da più di 2000 anni fa, quando sulla facciata dell'Accademia di Platone, la scuola filosofica dove i saggi disquisivano della scienza, c'era scritto: "Nessuno entri che non sappia di geometria". Questo diktat vietava assolutamente l'ingresso alle donne. Perché erano ritenute
inadatte per natura al pensiero astratto, in quanto la maternità le vincolerebbe alla vita materiale, lasciando solo all'uomo la possibilità di elevarsi. Beh, tutti capite che è un giudizio molto negativo che inchioda le donne alla funzione di cura. È un giudizio che si è tramandato per secoli. Devo andare avanti, riesco? Si è bloccato? Sì. Prova a cliccare sul, vedo che sei sul penultimo pulsante, prova ad andare su quello alla tua estrema destra della modalità presentazione, forse è meglio. No, è questo qui. Aspetta, vediamo di muovermi con. È successo qualcosa con il mouse? Ok. Dunque, cosa mi conviene fare? Cioè, ho capito, il mouse che non è forse collegato, è uscito dalla... Accidenti. Con la tastiera, col tasto. Sì, non riesco a... Non riesco. Ti spiace se usciamo un Sì. attimo e poi rientro? Sì, togli la presentazione e dopo la rimetti. Sì. Interrompo la condivisione, intanto di tu qualcosa, ti prego, di quello che è successo oggi, magari. Va bene, ok. No, dicevo prima con Sara, prima di far partire la diretta, che mi ha colpito sentire al TG, che oggi due scienziate hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento. Ma ahimè, come spesso accade, non l'hanno presentate con il loro nome e cognome, non le hanno nemmeno chiamate due scienziate, ma le hanno chiamate due donne, no? Quindi poi parleremo anche di come vengono narrate le scienziate oggigiorno sui media, però quello è un discorso, diciamo, che merita un approfondimento che faremo in coda, però ve lo butto là sul tavolo come uno spunto di approfondimento, perché poi daremo spazio alle vostre osservazioni, alle vostre domande dopo questo Ilaria, io escursus sono storico. ritornata tra di voi con la presentazione. La vedi sullo schermo? Vedi Sì, un bellissimo Aristotele? con Ecco, nonchalance quando l'ho dicevi, lanciata ecco, mia volta, scusate, tranquilla. non lo so, c'è qualcosa sempre che non va alla diretta. Dicevo che questo pregiudizio si è tramandato per secoli a partire da Aristotele e ha inciso profondamente nella nostra cultura, diventando una profezia che si autoavvera. Da lì hanno avuto origine i pregiudizi secondo cui gli uomini sono razionali, le donne sono emotive, lo sapete tutti, più portate alle discipline umanistiche, per carità inadatte alla matematica, ai ruoli di comando e destinate alle mansioni di cura. Questi pregiudizi hanno creato molti danni. Il primo è che i luoghi di produzione del sapere fino alla metà dell'Ottocento furono riservati esclusivamente agli uomini. Le ragazze venivano educate per adempiere al meglio al ruolo tradizionale di mogli, madri, brave padrone di casa, e questo spiega perché le scienziate siano state a lungo delle eccezioni. Vediamo quali ostacoli hanno incontrato le donne di scienza. Parto sempre dall'antichità, quando Agnodice di Atene doveva travestirsi da uomo per poter studiare la medicina e praticarla pubblicamente. Divenne un'ottima ostetrica, molto molto ricercata. Nel Medioevo, solo alle giovani rinchiuse nei conventi era permesso di studiare. L'esempio più luminoso è quello della badessa Hildegarda di Bingen, che scrisse trattati di cosmologia, di medicina, consigliò papi e imperatori, ed è stata proclamata santa nel 2012. Ma anche l'aspetto fisico è stato un ostacolo per la credibilità di molte scienziate.
Ricordo una battuta agghiacciante del grande matematico Hermann Weyl che diceva: Ci sono state solo due donne matematiche nella storia, Sofia Kowalewskaja e Emmy Noether. La prima non era una matematica, la seconda non era una donna. Una battuta pesantissima, perché Weyl insinuava che le donne o sono belle, come lo era Sofia Kowalewskaja, che vedete alla vostra sinistra, o hanno cervello come Emmy Noether. Peccato che la affascinante Sofia sia stata la prima donna ad ottenere una cattedra di matematica in Europa e che Emmy Noether, di cui non voglio riassumere tutti i contributi alla teoria degli insiemi e alla topologia algebrica, fosse solo incurante nell'abbigliamento, proprio come lo era Einstein, di cui fu una preziosa collaboratrice. E questo dell'aspetto fisico è un problema ancora molto sentito dalle nostre ragazze. Fino alla metà dell'Ottocento, le studiose che riuscivano ad affermarsi provenivano per lo più da famiglie facoltose, colte, ed erano quasi sempre accompagnate da una figura maschile molto importante, un marito, un tutore, un padre o un fratello, in grado di fornire loro l'istruzione che veniva negata dalle istituzioni. Qualche coppia significativa, ve la mostro. Inizio con Ipazia e il padre Teone, il grande matematico. Con lui Ipazia studiò gli elementi di Euclide, studiò i testi di astronomia di Tolomeo, studiò la filosofia e la divulgò. Ipazia dirigeva la scuola neoplatonica di Alessandria d'Egitto, diffondeva idee laiche che trovarono l'ostilità di fanatici cristiani. Sapete tutti che fu trucidata. Proprio per questo motivo, ma anche perché era una donna istruita che osava parlare e insegnare pubblicamente, infrangere il famoso diktat aristotelico. Il suo corpo fu fatto a brandelli e fu un femminicidio orribile, raccontato anche nel film Agorà, di cui vediamo un fotogramma. Pionieri dell'astronomia furono invece Caroline Herschel, scopritrice di comete, e il fratello William, che scoprì il pianeta Urano. Nel 6 e 700 gli osservatori erano nelle case degli astronomi, i quali si facevano aiutare da mogli, sorelle, da cugine, da tutte le donne di casa, le quali poi imparavano a utilizzare gli strumenti astronomici, non solo, ma diventavano autonome e anche più brave di loro. Un'altra coppia importante che tutte conoscete è quella di Marie Pauls e Antoine Lavoisier, i fondatori della chimica moderna. Le donne che si realizzavano in quei tempi, stiamo parlando prima della metà dell'Ottocento, che si realizzavano nella ricerca, venivano considerate delle eccezioni. Destavano un'attenzione molto viva della comunità scientifica, un interesse quasi morboso, come fossero dei fenomeni da mettere in mostra. E veniva messa in mostra da piccola, a 9 anni, Maria Gaetana Agnese, bambina prodigio che visse nel Settecento. E veniva esibita dal padre nel salotto milanese di Via Pantano alla presenza di intellettuali locali o provenienti da altri paesi europei con cui si confrontava su temi filosofici, scientifici e a cui doveva rispondere nella lingua di ciascuno. Infatti la chiamavano Oracolo Sette Lingue perché ne padroneggiava sette, però la poverina poteva studiare solo con istitutori privati, per lei le istituzioni erano chiuse. Anche a Maria Gaetana Agnesi non veniva risparmiato un soprannome sul suo aspetto fisico, e infatti la chiamavano, sì, Maria Gaetana né bella né brutta,
Non era né bella né brutta, però era tanto brava perché fu la prima donna a pubblicare un manuale di matematica, le istituzioni analitiche per la gioventù, due volumi scritti per i suoi 20 fratelli, che il padre aveva avuto da tre mogli diverse, tutte morte di parto, in cui sistemava la matematica conosciuta fino ad allora. Le istituzioni partivano dall'aritmetica e arrivavano alla sistematizzazione del calcolo infinitesimale. Maria Gaetana Agnesi dedicò l'opera a Maria Teresa d'Austria, che la ricambiò con uno splendido anello di diamanti. In seguito le fu offerta una cattedra come lettrice in via del tutto eccezionale all'Università di Bologna, ma alla morte del padre, Maria Gaetana si sentì finalmente libera di fare quello che aveva desiderato in tutta la sua vita, e cioè ritirarsi dalla vita pubblica e dedicarsi esclusivamente alla cura dei poveri e dei malati. Lo fece dirigendo il Pio Albergo Trivulzio, la Baggina di Milano. L'apertura delle università alle donne è, secondo me, una data importantissima, una data spartiacque. È avvenuta nel 1867 al Politecnico di Zurigo ed è stato un evento fondamentale perché ha riconosciuto alle ragazze il diritto all'istruzione superiore e ha permesso finalmente loro di consolidare il contributo alla scienza che richiede una preparazione adeguata, una preparazione che, come ben sapete, non può essere improvvisata. In Italia l'apertura delle università è avvenuta insieme a quella dei licei nel 1874, 7 anni dopo. Con l'apertura delle università molte ragazze acquistarono una maggiore autonomia e lasciarono la famiglia ed emigrarono in Svizzera per potersi laureare. Tra di loro Mileva Maric, che lasciò Titel in Serbia per potersi laureare in fisica proprio al Politecnico di Zurigo, dove nel 1896 conobbe Albert Einstein, che era suo compagno di corso. Studiavano insieme, si innamorarono tantissimo e dopo molti ostacoli si sposarono. Per anni lavorarono insieme, almeno fino al 1905, quando fu pubblicata la teoria della relatività ristretta. Furono gli anni più felici del loro matrimonio. Einstein le scriveva: «Come sarò felice e orgoglioso, Mileva, quando avremo terminato con successo il nostro lavoro sul moto relativo. E anche, ho bisogno di mia moglie. Lei risolve tutti i miei problemi matematici». Mileva, dal canto suo, aveva rinunciato a citare il proprio cognome nelle pubblicazioni del marito perché non lo riteneva necessario. «Io e Albert siamo Einstein, una sola pietra», diceva agli amici. Per questa ragione non ha mai ritenuto importante firmare i suoi studi. E così il suo lavoro si è fuso con quello del grande scienziato e Mileva è sparita dalla storia della scienza. In seguito Mileva fu totalmente assorbita dal suo ruolo di moglie e di madre di due figli, il più piccolo dei quali schizofrenico. Einstein invece si dedicò completamente agli incarichi prestigiosi lontano da casa e a tutte quelle ricerche che sconvolsero la fisica del primo Novecento e che gli valsero il Nobel nel 1921. Divorziò per sposare la cugina Elsa, ma lasciò a Mileva l'intera somma del premio Nobel, molto probabilmente come un riconoscimento della sua collaborazione e un risarcimento tardivo per non averla mai citata. È una storia molto triste, lo so, ma ora molti movimenti di donne e di artiste
cercano di riscattare la figura di Mileva con la campagna internazionale Un Nobel per Mileva. A questa campagna hanno aderito tantissime artiste, vedete qualche quadro, qualche opera che hanno realizzato, e è una campagna che mi piace portare avanti anche in prima persona. La cancellazione delle donne di scienza e del loro operato dalla memoria storica è un fatto, però non è attribuibile solo alla responsabilità degli storici, perché è stata favorita anche dal fatto che quasi sempre, per essere prese in considerazione, le donne dovevano pubblicare col nome dei mariti o con uno pseudonimo maschile, e che perciò spesso le loro opere venivano attribuite ai maestri. Nei paesi anglosassoni questa sparizione è stata studiata dalla storica Margaret Rossiter, che l'ha chiamata effetto Matilda, dal nome di questa signora che vedete nell'immagine, Matilda Gage, la suffragetta che per prima ha denunciato il problema. Sophie Germain nell'Ottocento si firmava Monsieur Leblanc per poter corrispondere col grande matematico Lagrange, che era docente al Politecnico di Parigi, e per potergli sottoporre i suoi lavori sul calcolo infinitesimale. Sophie Germain è considerata la prima vera grande matematica della storia e doveva firmarsi con uno pseudonimo maschile. Paradossale è anche questa vicenda, è quella di Trotula de Ruggero, medica delle Mulieres Salernitane, la rinomata scuola di medicina di Salerno, che ammetteva già le donne nel Medioevo. Nonostante Trotula firmasse le sue opere col proprio nome, nelle trascrizioni successive questo fu cambiato nel maschile Trotus. E come mai? Probabilmente perché per chi trascriveva era impensabile che una donna avesse delle competenze in campo medico così estese come erano quelle di Trotula, che erano modernissime e che anticipavano di secoli quella che adesso sta prendendo piede e viene chiamata la medicina di genere, una medicina che tiene conto della specificità delle donne. Un campo che si sta consolidando solo ora. Nel nostro studio abbiamo cercato se ci fossero delle caratteristiche comuni alle donne di scienza e qualcosa abbiamo trovato in questo racconto. Naturalmente non vi dico tutto, cerco soltanto degli stimoli per far venirvi voglia di approfondire questa storia bellissima. La prima caratteristica comune è il fatto che molte donne di scienza si siano dedicate con passione alla divulgazione del sapere. Hanno realizzato traduzioni, compilato manuali, ma non c'è tempo per elencare tutte le opere prodotte e le loro autrici. Nel nostro viaggio abbiamo già incontrato delle grandi divulgatrici, per esempio Ipazia di Alessandria e Hildegarda di Bingen. Aggiungo nel 6-700 le molte dame che disquisivano della nuova scienza nei loro salotti, come la Marchesa du Châtelet, che tradusse in francese i Principia di Newton, in un periodo in cui la fisica di Newton rivoluzionava tutta la fisica precedente. Tra le grandi divulgatrici, io non posso dimenticare la mia amatissima Margherita Hack, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita. Il 12 giugno 2022 la celebreremo. Margherita ha dedicato la mediazione del suo sapere specialistico scrivendo libri di astrofisica che sono un esempio di come si possa fare divulgazione di un argomento molto complesso, rendendo le cose semplici ma senza banalizzare. La città di Milano le dedicherà una statua.
Ecco, ho fatto per voi questa slide in anteprima e nel primo quadrante in alto a sinistra voi vedete un bozzetto realizzato in Creta dalla scultrice Sissi, che vedete sotto, una giovane 39enne bolognese che realizzerà l'opera in bronzo, e vi presento anche il rendering. Del luogo dove sarà posata la statua per Margherita. È un luogo, secondo me, bellissimo, perché sarà in Largo Richini, proprio davanti all'Università Statale. Secondo me non si poteva trovare un luogo migliore. Però ecco, sia la statua dove Margherita esce da una galassia e nel bronzo avrà le mani dorate e la galassia avrà delle stelle, per cui sarà riconoscibile come galassia. Naturalmente, vi stavo dicendo, sono piovute già critiche sul luogo perché non si valorizzano le periferie, oppure sull'opera perché qualcuno voleva qualcosa d'astratto. Insomma, questa sarà, e io ne sono felicissima. Un'altra caratteristica comune alle donne di scienza è l'abilità nel produrre importanti lavori collettivi. Ne sono un esempio le ricerche dell'equipe di solo donne che infaticabilmente per decenni hanno lavorato ai più importanti cataloghi stellari dell'Ottocento, la Carte du Ciel e il catalogo fotometrico di Harvard. Ecco qui un'immagine che rappresenta le dame calcolatrici, come venivano chiamate, un po' con disprezzo, no? Le calcolatrici. I dati venivano raccolti dagli astronomi su lastre fotografiche. C'è una signora in primo piano che tiene in mano una lastra fotografica, ma tutto il personale scelto per elaborare questi dati era solo femminile, perché, è proprio scritto, si riteneva che la mente delle donne fosse particolarmente adatta ai lavori ripetitivi, ai calcoli precisi e minuziosi, insomma, che non fosse creativa, ma adatta ad attività che richiedono una santa pazienza e una grande tenacia. Anche la Specola Vaticana aderì alla Carte du Ciel. Le calcolatrici furono richieste all'Istituto delle Suore di Maria Bambina e per 20 anni quattro giovani suore si dedicarono alla mappatura del cielo, impararono a usare l'enorme telescopio e scoprirono più di 400.000 stelle. Un'altra caratteristica è il fatto che molte scienziate sono state presenti come pioniere in settori nuovi o di frontiera della ricerca, e però, quando il nuovo campo si consolidava, arrivavano le istituzioni, il potere, i finanziamenti, il campo passava inevitabilmente in mani maschili. Questo è successo nell'informatica, quando negli anni 60 si è capita l'importanza della programmazione. Pensate, fu richiesta allora una laurea specialistica e il numero delle esperte si ridusse drasticamente. Eppure, tutte sappiamo che in questo campo è stata la prima pioniera, è stata Ada Byron, sì, proprio la figlia del poeta romantico. Ada veniva chiamata incantatrice dei numeri perché era formidabile in matematica fin da piccolina, e la sua importanza nella storia dell'informatica è il fatto che ha scritto il primo algoritmo di programmazione. Siamo a metà dell'Ottocento. Elaborò anche un progetto visionario che arricchiva le funzioni della macchina da calcolo di Babbage. Nell'immagine vedete quella macchina là dietro, doveva servire a aiutare le persone, a aiutare gli uomini, i matematici, a fare i calcoli delle traiettorie balistiche e
invece Ada, forse mescolando anche la sua capacità visionaria dovuta alla poesia del padre, immaginò che oltre i numeri potesse elaborare altri simboli, come le note o i disegni, e quindi che questa macchina potesse comporre musica e grafica. Questo progetto è stato realizzato un secolo dopo, a metà del Novecento, con l'invenzione dei software. Altre pioniere dell'informatica furono sei giovani matematiche che realizzarono la programmazione di ENIAC, il primo computer elettronico americano, creato per calcolare sempre traiettorie balistiche qui durante la Seconda Guerra Mondiale. Era una macchina enorme, per programmarlo ci vollero 3 anni. Fu un lavoro complicatissimo, condotto completamente a mano con cavi e morsetti, perché non esistevano ancora i linguaggi di programmazione negli anni 40. E quindi possiamo considerarle a tutti gli effetti delle grandissime pioniere. Volo dal 1940 al 1901, quando è stato istituito il premio Nobel, e vi presento le 24 Nobel donne. E certo, sono 24 se noi consideriamo anche Elinor Ostrom e Esther Duflo, che l'hanno ottenuto per l'economia, altrimenti il loro numero sarebbe inferiore. E sarebbero 22 quelle che si sono occupate delle STEM. La prima a riceverlo è stata Marie Curie, che ne ha ottenute due, uno in fisica col marito e un altro in chimica da sola. Le ultime sono state Jennifer Dunda e Emmanuelle Charpentier per la chimica, lassù in alto, le penultime, e Andrea Ghez per la fisica. Il numero delle Nobel è molto esiguo, ma non perché le donne naturalmente siano meno dotate dei loro colleghi maschi, piuttosto perché, io credo, ne sono convinta, il talento può emergere solo a parità di condizioni. Una situazione che nel passato non si è verificata, vedi la storia dell'istruzione delle donne, tutti gli ostacoli che hanno dovuto superare, e una situazione che stenta ancora a realizzarsi. Le scoperte premiate col Nobel hanno anche un'altra caratteristica, sono delle scoperte di solito già consolidate, risalgono ad anni addietro. E fino agli anni 60 le scienziate non erano gradite nei laboratori, lavoravano a titolo gratuito, spesso erano isolate dai colleghi, potevano solo siglare i loro lavori e in più subivano precariati più lunghi e ritardi nelle loro carriere. Ilaria ha già anticipato qualcosa che riguarda il linguaggio con cui i media raccontano le donne di scienza, no? E ci sarebbe molto da dire anche su come hanno presentato le vincitrici del Nobel. Per esempio, quando Dorothy Hodgkin lo ottenne per la chimica, scrissero: "Casalinga di Oxford vince il Nobel". Ma vi pare che se fosse stato uno scienziato avrebbe avuto lo stesso trattamento? Credo proprio di no, vero? Ecco, le donne sarebbero state anche in un numero molto maggiore se non fossero stati negati i Nobel ad alcune scienziate che hanno lavorato alla pari dei loro colleghi in progetti premiati senza essere riconosciuti. Una vera, vera ingiustizia, un'ingiustizia che ha subito Lisa Meitner, che ha interpretato per prima e correttamente il fenomeno della fissione nucleare, e doveva lavorare in un sotterraneo, e il Nobel fu assegnato solo al suo collega Otto Hahn, il compagno di lavoro cui aveva spiegato la scoperta, e Jocelyn Bell, che ha scoperto le pulsar quando era una dottoranda in astronomia. Il Nobel se l'è preso soltanto il relatore della sua tesi, il professor Ewish, che
che si è attribuito la scoperta senza averne alcun merito, senza vergogna. La vicenda di Rosalind Franklin è la più famosa, la conoscete ormai tutti. Ha fotografato le prove sperimentali della struttura del DNA e qui vedete la splendida foto 51, ma i colleghi Crick, Watson e Wilkins si sono appropriati del suo lavoro e hanno ottenuto il Nobel nel 1962 per la scoperta della doppia elica senza mai nominare la scienziata. Una pagina davvero orribile della storia della scienza. Sto quasi arrivando al fondo del nostro incontro e voglio raccontarvi perché per la copertina del nostro libro abbiamo scelto Hedy Lamarr, la diva del cinema degli anni 40, che ha inventato il sistema di comunicazione che oggi è alla base della telefonia cellulare. Hedy Lamarr è lontanissima dallo stereotipo della scienziata poco femminile, quindi ci è sembrata perfetta per la nostra copertina. Era nata a Vienna nel 1914. Era nata da una famiglia ebrea dell'alta borghesia. Da ragazza aveva iniziato, sotto la spinta del padre, gli studi di ingegneria. Però li interruppe molto presto perché amava molto il cinema e il teatro e intraprese una carriera d'attrice. Divenne famosa, ahimè, per lo scandalo che provocò a 19 anni per essere stata il primo nudo della storia del cinema nel film Ecstasy, un primato che Hedy Lamarr avrebbe pagato per tutta la vita. Fuggì in quegli anni dal primo marito, un mercante d'armi, quando scoprì che le vendeva anche ai nazisti. Scappò a Hollywood, dove iniziò una carriera di grande successo. Era considerata la donna più bella del mondo, la lusingavano, però le offrivano soltanto parti da seduttrice o da oca e lei ne era molto mortificata perché oca non lo era affatto. Nei momenti liberi coltivava la sua passione per la tecnologia, non ha mai dimenticato i suoi studi di ingegneria. Allo scoppio della guerra volle dare il suo contributo contro i nazisti e inventò un metodo di crittografia che impediva ai siluri radiocomandati di venire intercettati dai tedeschi. Si chiamava sistema segreto di comunicazione, o spread spectrum, perché consisteva nel far saltare il segnale da un campo a un altro con una frequenza di successione segreta. Lo realizzò con il pianista Georges Anteuil, che concepì un sistema basato su 88 frequenze corrispondenti ai tasti del pianoforte. Era una tecnologia d'avanguardia brevettata col nome di sistema segreto, la offrirono alla Marina Militare, ma fu rifiutata perché un'attrice e un pianista non erano considerati ovviamente molto affidabili. Nella vita Hedy Lamarr non si fece mancare nulla, ebbe sei mariti, tre figli, numerosi amanti, tra cui John Fitzgerald Kennedy, presidente, ma fu anche tradita e abbandonata. La imbottirono di sonniferi antidepressivi per sostenere i ritmi di Hollywood e da anziana, quando cominciò a perdere la sua bellezza, la derisero per questo viso che stava appassendo. Alla metà degli anni Ottanta, la sua tecnologia però fu scelta come sistema di comunicazione per la telefonia cellulare, sì, proprio per il cellulare che abbiamo tutti in mano sul tavolo in tasca, e come basi delle reti wireless, il wifi, il bluetooth, il GPS, tutti gli oggetti che maneggiamo quotidianamente. Nel 97, 3 anni prima che Hedy Lamarr morisse, morì nel 2000, la scienziata fu riscoperta. Fu insignita da un premio riservato ai grandi inventori e finalmente veniva riconosciuto il suo ingegno e le veniva restituita la dignità.
con Hedy Lamarr cade un altro luogo comune. Qualcosa che io dico sempre alle ragazze: ragazze, si può essere belle e scienziate. E poi per quello che riguarda la bellezza, siamo belle tutte quante, ognuna a suo modo. In questo periodo, molte ragazze e ragazzi stanno partecipando alle iniziative a difesa dell'ambiente. Si tratta di un impegno civile molto importante, a mio avviso, visto la crisi climatica e la pandemia, e nella scienza e in particolare nelle STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics, c'è un universo tutto da esplorare, un universo che permette di capire i problemi in atto e quindi di fare richieste alla politica. Alle ragazze io dico sempre: non lasciatelo in mani maschili. Perché questa sensibilità è stata presente ed è presente nelle biografie di molte scienziate e di molte attiviste. Ci vorrebbe un'altra conferenza, naturalmente, le ho riassunte in un'unica slide che parte da Helen Swallow, che nell'Ottocento, vissuta a cavallo tra Ottocento e Novecento, e che è considerata la fondatrice dell'ecologia. Rachel Carson ha lottato negli anni 50 per la messa al bando del DDT, la grandissima Laura Conti, che si è occupata come medica del disastro di Seveso e ha fondato Legambiente, e giù con Vangara Maathai, Nobel per la pace, Vandana Shiva, e fino ad arrivare alle attiviste come Jane Fonda, che si fa arrestare in manifestazioni per l'ambiente a 80 anni, sempre splendida, fino a, vediamo chi c'è, Alexandria Ocasio-Cortez e Naomi Klein, e come ultima Greta Thunberg, a cui va il merito di aver ispirato il movimento Fridays for Future contro la crisi climatica. Chiudo proprio con l'immagine di alcune scienziate che rappresentano oggi l'eccellenza in Italia. Chiara Carozza, per chi non la conoscesse, è diventata, presiede il CNR, le altre sono piuttosto conosciute. E perché chiudo con queste donne? Perché dovremmo aprire un'altra conferenza per ragionare su come, su quali politiche, quali attività, quali pratiche mettere in atto per promuovere una maggior partecipazione delle ragazze alle discipline STEM. Ecco, tutte queste donne concordano su una ricetta che ho sintetizzato in 3 punti. Primo, un'educazione in famiglia che rafforzi la loro autostima. Samantha Cristoforetti non tiene in mano un bambolotto come ce l'avevo io da piccola, avevo Pippo che faceva la pipì e dovevo cambiarlo. Samantha Cristoforetti tiene in mano una bambola che è un'astronauta e invita le bambine a guardare il cielo, ad alzare gli occhi da un destino che sembrerebbe invece predestinato, ecco. La seconda cosa è un'istruzione a scuola che le orienti senza stereotipi. La terza cosa necessaria è un cambiamento nei modelli culturali offerti dai media. E se poi passiamo dall'educazione al mondo del lavoro, è ovvio che sono necessarie politiche di sostegno per le donne che lavorano. E soprattutto bisogna sollevarle dai compiti di cura, anche sensibilizzando gli uomini. Personalmente, io credo che dare voce alle grandi scienziate del passato, alle grandi donne del passato e del presente, possa invitare le bambine e le ragazze a guardare se stesse e la propria vita senza limitazione di sogni e desideri. Ma sia utile anche perché per i ragazzi e per i bambini, perché conoscendo la storia delle donne, sicuramente non si considereranno più i depositari di privilegi sociali e culturali.
ma una metà dell'umanità con gli stessi diritti e con gli stessi entusiasmi dell'altra. Grazie. Grazie Sara, preziosissima, davvero. Ti hanno Cerco di ascoltato. chiudere. Sì, nel senso la presentazione ora non si vede più, siamo noi due. Bene, ok, grazie. Scusami per l'inconveniente, Figurati. avevo evidentemente il mouse mal collegato. Risolto Grazie. subito, tranquilla. No, grazie di cuore perché la tua cultura sterminata sull'argomento non è facile nemmeno da sintetizzare, diciamo, in una quarantina di minuti. Per cui ti ringrazio a nome di tutte le persone che ci hanno ascoltato, che sono una cinquantina, per la tua capacità di sintesi, ma anche di coinvolgimento, per l'entusiasmo che riesci a trasmettere. Rispetto a questo sapere che hai condiviso con noi, davvero. Tante persone ti ringraziano, ci tengo anche a condividere un commento, una considerazione di Gian Maria Di Silvestro, che è molto molto attivo, devo dire, sul gruppo Donne Energia Armonia, che è collegato alla pagina Insieme per le Donne. Ogni giorno condivide diversi post da diverse fonti e è molto attivo. Ci siamo anche sentiti, diciamo, privatamente, per cui so che lui è un maestro e infatti in questo post Anche felicità. condivide, sì, la sua esperienza, ti scrive, sempre eccezionale Sara Sesti. Purtroppo la rimozione delle donne avviene in ogni ambito. Come maestro, per far conoscere figure di donne importanti, spesso ricorrevo a storie della buonanotte per bambine ribelli, perché non presenti in alcuni testi. E ho sempre detto a bambine e bambini che da recenti scoperte anche le donne andavano a caccia nel Neolitico, nonostante i libri ancora riportassero lo stereotipo che le donne erano a casa mentre gli uomini andavano a caccia. Senti, ma io devo ringraziare tantissimo l'intervento del nostro amico maestro, anche perché gli stereotipi non colpiscono soltanto le donne, gli stereotipi colpiscono anche i ragazzi. Quanto bisogno ci sarebbe di maestri nelle scuole? Eppure, la stessa carenza che notiamo di ragazze nelle STEM la notiamo nella scuola per la mancanza di maestri, che sarebbero delle figure importantissime. Parlando con un mio studente che avrebbe desiderato molto fare il maestro, mi diceva: "Ma prof, poi dicono che sono uno sfigato perché insomma è una professione da ragazza". Ecco, ce n'è da fare contro tutti gli stereotipi e non solo contro gli stereotipi che si abbattono sulle ragazze e le bambine. A questo proposito, un'altra donna che ci ha ascoltato con interesse e attenzione, Carmen Serafino, collegandosi al maestro, scrive anche le donne sono guerriere. A questo proposito, ricordo che ieri Alessandra P, che fa parte dello staff redazionale della pagina Insieme per le Donne, ha scritto un post rifacendosi ad una recente scoperta avvenuta in Armenia, da cui è emerso appunto che, seguendo lo stereotipo per cui solo gli uomini potevano combattere e usare le armi, nel momento in cui hanno ritrovato dei reperti archeologici importanti, li hanno automaticamente attribuiti agli uomini. Invece, poi delle ricerche più approfondite hanno dimostrato in maniera inequivocabile che invece il sesso di queste persone era femminile. Sì, io poi volevo sì, dire anche se ci sono altri insegnanti o professoresse o maestre presenti, io vorrei dire che ognuna delle slide che ho presentato, e mi devo scusare, è stata trattata in modo abbastanza superficiale. E su ognuna di queste donne e su ognuna di queste tematiche che ho soltanto così, su cui sono andata di corsa, potremmo fare un'altra conferenza, no? Potremmo trattare le donne che adesso sono attiviste, che lavorano per l'ambiente, potremmo parlare per ore delle divulgatrici, insomma, ognuno di questi temi, delle Nobel, dei Nobel negati,
potremmo aggiungere tante altre cose, però ecco, mi piace che questo nostro primo incontro in questa giornata delle ragazze e delle donne nella scienza butti lì degli stimoli e la voglia di approfondire. Infatti mi sembra importante anche il richiamo al libro perché è uno strumento importante per andare più a fondo nella conoscenza del tema e poi appunto per chi ha un ruolo educativo di insegnamento lì nello stesso libro troverà tanti spunti per far conoscere ulteriormente queste donne. Poi naturalmente tu hai fatto tante conferenze, cioè, poi hai fatto tanti interventi nelle scuole, li fai tuttora, quindi benvengano anche diciamo, delle collaborazioni ulteriori per Sì. Nelle approfondire, no, nelle scuole queste. scuole stanno facendo delle attività bellissime. Dal libro è nato uno spettacolo teatrale al liceo di Corsico intitolato L'effetto Matilda. Ragazzi e ragazze che hanno elaborato una storia di donne dimenticate. Sono nate delle mostre che partono magari da piccole città di provincia dove una strada è dedicata a una scienziata sconosciuta e quindi sono partite delle indagini per approfondire sul territorio la presenza delle donne di scienza. Insomma, nascono tante attività. E stamattina mi ha scritto una scuola di Palermo perché oggi hanno deciso di dedicare alcune classi alle donne di scienza. E gli alberi appena piantati nel giardino alle scienziate a cui è stato negato il Nobel, per cui ci sarà l'albero di Rosalind Franklin, di Lise Meitner, eccetera, eccetera. E questa è la mia soddisfazione più grande. Che bello, davvero. Bellissimo, Meraviglioso. sì. Ci possono No, essere degli spunti proprio, non tanto per, non è un romanzo, no? Cioè poi uno può costruirsi dei percorsi a seconda dell'età, dei suoi interessi e magari essere stimolato per fare delle cose personali o delle cose di gruppo con le classi. A proposito dell'utilizzo del tuo lavoro da parte di altre professioniste, ti segnalo che Chiara Tarallo dice che è appena arrivato il tuo libro, il libro che hai In scritto con Liliana classe. Moro, e che lo utilizzerà per educazione civica. Poi Grazie. Grazie. Marisa, scusate, Raffaella Gigliotti, dice che questo video andrebbe diffuso nelle scuole per incoraggiare le ragazze, perché infatti la cosa bella è che tu riesci a trasmettere anche tanta passione e entusiasmo. Tagliamo però la parte dove la prof non riesce a usare il mouse perché sì, Vabbè, un non l'ha dettaglio. Nessuno è perfetto, capita un problemino tecnico, capita a tutti. E si impara proprio dagli errori. A me piace moltissimo andare nelle classi e fare le conferenze con gli studenti, mi rendo sempre proprio disponibile perché la prima cosa che dico è questa, no? Cioè, tutti sono terrorizzati dalla matematica, le ragazze in primis, perché appena una sbaglia viene tartassata, viene mortificata. E quindi per me invece dagli errori si impara. Tutto si impara poi a correggere, a crescere. Perla Rossi chiede un'altra conferenza per approfondire, ma online potete trovare tante altre conferenze di Sara Sesti. Comunque noi ne stiamo Grazie, organizzando altre, a marzo ne faremo due, poi vi dico verso la fine. Mi collego a sempre commenti di Perla Rossi, che è una psicologa, ci ha scritto e che ci indica, dice, è importante far sapere che la scienza ha dimostrato che il cervello femminile è più attivo e connesso e creativo di quello maschile. Poi dice che anche le donne nell'arte è un ottimo argomento da trattare. A questo proposito ho scritto una serie di post che potete ritrovare sulla pagina Insieme per le Donne qualche settimana fa, forse qualche mese fa, adesso non ricordo, perché io diciamo mi piace molto condividere le mie letture, trasformarli in spunti di approfondimento, estrapolando delle citazioni e quindi creo delle serie di post appunto proprio sui libri che trattano queste tematiche.
tematiche, cioè le tematiche femminili, femministe o delle donne nella cultura, in vari ambiti. Poi, sempre Chiara dice che ci tiene molto all'indipendenza delle sue alunne, a maggior ragione, diciamo, in una situazione di periferia. Poi, ho visto un post della mia amica Anita Calcatelli. Ciao Anita, che saluto di cuore. Eccolo. Cristina dice che nel loro istituto lo stanno utilizzando, prendendo spunto dalle storie di alcune scienziate, e appunto le studentesse stanno approfondendo la storia e la ricerca svolta. Quindi vedi quanto è prezioso il tuo lavoro e come viene. Una grande soddisfazione, utilizzato. Sono felicissima. Poi un altro commento da Messina, Maria Patanè dice: l'associazione Le Donne del Borgo si impegna a difendere il video e il libro nel nostro paese, in provincia di Messina. Benissimo, grazie, grazie Maria. Grazie. E poi Perla dice che ti manderà l'articolo. Grazie. Dunque, vediamo. Poi Chiara ti invita ad andare a Napoli. Ah, sì, adesso quando finirà questo maledetto periodo che ci inchioda. Allora, vediamo se mi sono persa qualche altro commento. Beh, ci ringraziava Gianmaria, grazie. Grazie Gianmaria. Questo mi sembrava di averlo proiettato prima, sì. Un altro ringraziamento. Allora, grazie, ce ne sono tantissimi. Grazie a voi per l'ascolto attento. Sì, di ascoltarmi. Ecco, Carmen dice che porterà avanti per il secondo anno il progetto STEM nella sua scuola. Ottimo. E, dunque, no, mi ricollego ai prossimi appuntamenti, dato che qualcuno chiedeva, no, le prossime conferenze, perché mi sono voluta portare un po' avanti. Abbiamo già pianificato tutti i prossimi appuntamenti fino a giugno. Adesso, per non creare confusione, vi segnalo giusto i 2 di marzo, perché eccezionalmente a marzo ne faremo 2, e ora scoprirete perché. Il primo l'avrei voluto fare proprio l'8 marzo, ci eravamo già organizzate per quel giorno, ma per via del mio lavoro in università e organizzo eventi culturali per l'Università di Milano Bicocca, avremo un evento alla Casa della Cultura molto importante in cui verrà presentata una ricerca, e questo evento lo potrete seguire anche a distanza, ci stiamo lavorando, appena avremo tutte le informazioni lo condividerò anche sulla pagina Insieme per le Donne, perché lo potrete seguire anche in diretta streaming, anche se si terrà appunto anche in presenza a Milano. Sempre per l'8 marzo, per come pagina Insieme per le Donne, abbiamo organizzato un evento che ho già segnalato sulla pagina, che si intitola Io viaggio da sola nel bosco senza paura, perché condividendo delle riflessioni, delle esperienze con il resto dello staff redazionale, siamo in 7 a scrivere per la pagina, è venuto fuori che Chiara Magri, la nostra avvocata di Modena, ha fatto un'esperienza molto interessante questa l'estate passata. Ha percorso 200 chilometri a piedi dal santuario della Versa fino ad Assisi, e questa esperienza per lei è stata molto significativa. Si è ritrovata a camminare a lungo anche nel bosco, e quindi a superare anche tutta una serie di paure che vengono diffuse soprattutto tra le donne, no? Dove da Cappuccetto Rossi in poi, insomma, il bosco viene visto come un luogo molto pericoloso. E quindi ci siamo chieste se, ripercorrendo un po' la nostra storia, non siano forse le donne a fare più paura quando diventano molto libere, autonome, indipendenti, consapevoli, e padroneggiano il sapere alla pari, se non meglio, insomma, in determinate circostanze degli uomini. E quindi questo, diciamo, diventerà uno spunto di riflessione per celebrare a nostro modo la libertà e l'autonomia delle donne conquistate a fatica
nell'ultimo secolo, devo dire, prevalentemente abbiamo fatto un po' passi da gigante, ma ancora la strada è lunga, ancora c'è molto lavoro da fare, non solo in Italia e in Europa, ma soprattutto in altri paesi. E quindi è importante fare rete e impegnarci tutte e tutti a nostro modo. In questo senso mi rifaccio a quello che diceva Sara Sessi sull'importanza dell'educazione. Ognuno di noi ha una responsabilità enorme nel diffondere un nuovo modo di guardare la realtà, sgombero da pregiudizi, stereotipi che possono condizionare poi le scelte dei più giovani, dei più piccoli. Quindi è importante che ciascuno si faccia carico, ecco, di questa responsabilità, diffondendo un nuovo modo di pensare più libero, più aperto alle molteplici possibilità, dando appunto, ricollegandomi al tema della giornata di oggi, la possibilità a ciascuno e a ciascuna di realizzarsi, di fare la propria strada, percorrendo anche sentieri poco battuti fino a pochi anni e secoli fa, insomma. Come ci ha ben dimostrato l'excursus storico illustrato da Sara Sesti. E torno un attimo agli appuntamenti di marzo, perché vi ho detto che ce ne saranno due, quindi per quanto riguarda le dirette Facebook, appunto vi ho illustrato quello di marzo, io viaggio da sola, del 7 marzo, ma non vi ho ancora detto che faremo un altro evento a marzo, il 30 marzo, perché la pagina Insieme per le Donne festeggerà il suo secondo compleanno. L'ho infatti creata il 30 marzo del 2020 in pieno lockdown per pandemia, e quindi ci sarà un evento corale in cui avrete modo di conoscere direttamente tutte le donne che scrivono quotidianamente per la pagina Insieme per le Donne, che è un impegno che ciascuna di noi, pur lavorando a tempo pieno, porta avanti volentieri, ritagliandosi del tempo nel weekend, la sera, per diffondere appunto, anche sintetizzando a volte in pillole microscopiche, dei temi culturali abbastanza ampi, insomma, ognuna a suo modo, ognuna con il suo stile, e quindi in quell'occasione condivideremo con voi i post che vi sono piaciuti di più, quelli che hanno avuto più successo, insomma, e quindi ci interrogheremo sul perché alcuni post vi sono piaciuti più di altri, e coglieremo quell'occasione per farvi cogliere anche un po' le finalità della pagina, che segue vari filoni, no? Da una parte valorizzare donne che sono state un po' cancellate dalla storia, come ci ha ricordato bene Sara Sesti, dall'altra diffondere una cultura alternativa a quella dominante, e quindi scopriremo quali sono i saperi che, ahimè, rischiano di restare più in ombra e che noi cerchiamo di diffondere. E poi appunto anche una riflessione sui fenomeni sociali di attualità che trattiamo in maniera magari più spot nel gruppo Donne Energia Armonia, lì trattiamo anche la notizia di attualità, sulla pagina invece ci fermiamo un po' a riflettere su questi fenomeni, e quindi questo è un altro filone tematico che trattiamo appunto da quasi due anni sulla pagina. Colgo l'occasione a questo punto per segnalarvi anche un altro evento che ho organizzato per l'8 marzo e che mi ha tenuto anche sveglia, diciamo, le ultime notti, perché non è stato facile organizzarlo, ma sono contenta, preso vita, e sostanzialmente all'Università di Milano Bicocca si terrà la presentazione del libro Amorologia di Teresa Cinque, partiremo da un suo monologo, e poi lei dialogherà con Elisabetta Camussi, una prestigiosa psicologa sociale specializzata sui temi di genere, e dialogherà anche con Laura Terzera, specializzata in demografia e statistica. Entrambe fanno parte di ABCD, che è la realtà dell'Università di Milano Bicocca specializzata negli studi di genere, e questo confronto verrà coordinato da Corinna De Cesare, che è una giornalista del Corriere della Sera, che si impegna quotidianamente nel diffondere temi sociali focalizzati sulle donne, sostanzialmente è attiva sui temi femministi, ecco, per farla molto breve, e adesso non la faccio tanto lunga perché trovate già tutte le informazioni online, e li condividerò presto anche sulla pagina Insieme per le Donne. Però se andate sul sito dell'Università di Milano Bicocca, o meglio della biblioteca, che
che gestisco trovate già tutte le informazioni. E quell'evento si intitolerà, così per crearvi un po' di curiosità, Meglio sola che mal accompagnata, perché ci si focalizzerà un po' sulle relazioni tossiche, su tutta una serie di considerazioni che partono appunto dagli stereotipi di genere fino ad arrivare al loro impatto sul rapporto di coppia. Ma non vi anticipo troppo, vi lascio la sorpresa. Vi invito intanto a leggere il libro, rispetto al quale ogni tanto, se fate caso sulla pagina, riporto degli estratti proprio per incuriosirvi e invitarvi ad approfondire con la lettura integrale, come facciamo anche con il libro di Sara Sesti, perché avrete fatto caso, la stessa Sara condivide nei gruppi, lo fa ogni giorno nel gruppo Donne, Energia e Armonia e anche in altri gruppi che trattano queste tematiche, vi fa conoscere ogni giorno delle scienziate o diffonde appunto delle notizie importanti che riguardano le donne nel rapporto con la scienza. Quindi vi invito, come dire, a seguirla anche sui social, perché il suo impegno è davvero quotidiano, è ammirevole, non le scappa un giorno, anche nelle festività, vero Sara? Mi diverto. Sì, mi diverto. Io ti ringrazio tanto, Ilaria, e ringrazio tantissimo le persone che ci hanno seguito. Grazie, grazie di cuore. Vediamo, mi ero concentrata sul dirvi tutte queste cose un pochino a braccio. No, ci vediamo se ci sono altre domande. Ah, Perla dice che viaggia da sola da 30 anni più bene. Ricordo le donne architetto, le architette possiamo dire senza vergogna, un termine corretto, ci tengo molto anche all'aspetto linguistico, ha mandato un po' di condivisioni, grazie. Benissimo, mi piace concludere con questa considerazione che condividiamo pienamente di Chiara: abbiamo bisogno di confrontarci e condividere le nostre esperienze. Evviva, grazie, meraviglioso. Poi Perla scrive: è festa oggi, grazie di questo anticipo dell'8 marzo. Abbiamo celebrato la giornata dell'11 di febbraio, che forse non è tanto conosciuta, che è proprio la giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza, lo ricordo ancora. Benissimo, grazie, grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno ascoltato con attenzione e soprattutto grazie a te Sara, che hai dedicato parte del tuo prezioso tempo a questa condivisione con noi. Con grande piacere mando un grande bacio. Grazie Ilaria, buonasera a tutte. Buona serata a tutti, grazie, grazie.